Bene, adesso invece parliamo del concetto di giurisprudenza negli antichi romani. Giurisprudenza, jurisprudenze, no? Era la, diciamo, jurisprudenza, quindi i prudentes erano i dotti del diritto, erano coloro i quali studiavano o comunque conoscevano il diritto e pertanto potevano anche insegnarlo agli altri, o comunque erano i soggetti ai quali i cittadini si rivolgevano per risolvere casi concreti, per avere opinioni o cosiddetti responsa su questioni di diritto. Quindi, chiaramente il concetto di giurisprudenza dell'epoca era, diciamo, una connotazione di maggiore vigenza, di più, diciamo, che oggigiorno invece non è associato al termine giurisprudenza. Cioè, oggigiorno, se noi parliamo di giurisprudenza, o ci riferiamo comunque ad un concetto più generale che ricomprende tutto lo studio delle discipline giuridiche, come nel caso appunto della facoltà di giurisprudenza, oppure ci riferiamo, però anche in questo caso appunto l'aspetto dottrinale non ha, diciamo, una validità sul profilo del diritto positivo, cioè del diritto oggettivo, dunque della vigenza, no, delle leggi. Quindi l'opinione, diciamo, dei giuristi e dei dottori oggigiorno sono importanti, ma non incidono direttamente su quelli che sono i contenuti del diritto oggettivo e quindi di quello positivo. Mentre, oppure oggi possiamo, col termine giurisprudenza, più verosimilmente possiamo anche riferirci al cosiddetto diritto vivente, cioè l'insieme delle sentenze dei giudici, che però anche non incidono direttamente, cioè valgono per il caso concreto che si verifica tra le parti, ma non anche ad informare, appunto, a costituire, a fare legge, no? Ad incidere direttamente su quella che è la validità, la vigenza del diritto. A meno che appunto non ci siamo, a meno nel sistema di civil law, non sia un sistema di civil law, se ci riferiamo al sistema di common law, può essere che la giurisprudenza intesa in questo senso sia invece, diciamo, determina, secondo quella che è la principale regoletta del precedente giudiziario, anche appunto abbia delle conseguenze sul piano della validità del diritto. Comunque, negli antichi romani, dicevamo, il termine giurisprudenza è riferito alla jurisprudenza, cioè al lavoro appunto di questi personaggi dotti, prudentes, che erano i conoscitori del diritto. Vedremo che nei vari periodi storici, in epoca arcaica, questi detentori, insomma, della conoscenza del diritto erano i pontefici, che mediante quella che fu appunto così denominata interpretatio pontificium, cioè l'interpretazione appunto dei pontefici del diritto, degli ius quirizium e del ius legitimum vetus, portò all'elaborazione del cosiddetto ius civile, cioè al complesso di regole più importanti conosciute appunto dagli antichi romani, di riferimento soprattutto, più che più importanti. E, mentre invece in seguito questi prudentes, questi iuris consulti, questi giure consulti, furono anche dei cittadini privati, e anzi erano cittadini privati poi generalmente più spesso abbienti, perché comunque talvolta non venivano neanche pagati, ma comunque tutti si rivolgevano a loro appunto per capire come doveva essere risolto un caso, cioè una fattispecie, ad esempio una controversia, o anche appunto per avere consigli su quelli che potevano essere gli istituti del proprio diritto romano che consentivano ad esempio il trasferimento dei vari beni conosciuti utilizzati all'epoca. Quindi dei vari beni appunto patrimoniali o meno. Vedremo, poi dopo anche parleremo della distinzione tipologica dei beni per gli antichi romani. Comunque, con riguardo alla nozione di giurisprudenza, diciamo che più o meno abbiamo detto tutto. Se non che appunto, ecco, visto che abbiamo parlato dei pontefici in epoca più, diciamo, più antica, prima era il rex, detentore, pontefici, poi i giuristi appunto privati, e qui già siamo in un'epoca appunto più tardo repubblicana, comunque classica, e poi anche in seguito Giustiniano, ad esempio, raccolse nell'iura, dicevamo, proprio la giurisprudenza dei giuristi classici. Nell'iura che però erano raccolti nel Digesto, 50 libri del Digesto,
che sono la principale fonte di cognizione per noi di quello che era il diritto romano, appunto la giurisprudenza dei classici, ma soprattutto era un diritto vigente, cioè questa raccolta di Giustiniano, Corpus Iuris Civilis, dove appunto erano contenute nel cosiddetto digesto, o anche altrimenti denominata pandect, appunto tutti i frammenti dei delle opinioni dei giuristi classici, era, diciamo, una raccolta normativa che aveva una sua vigenza. Quindi vedete come le opinioni dottrinali contenute appunto nel Corpus Iuris Civilis facevano legge. Quindi era come, se vogliamo fare un esempio, come se oggi noi prendessimo, non so, manuale di istituzione di diritto privato, la parte dedicata magari alla spiegazione, non so, dell'uso capione, e dicessi, la inserissimo appunto in una raccolta dicendo che quanto si dice in quel frammento appunto dottrinale è legge, no? Ecco, mentre oggi chiaramente la dottrina ha il compito appunto di analizzare i contenuti per capirli, e questo può eventualmente incidere poi anche successivamente, ma relativamente su quelli che possono essere i contenuti normativi, ma non ha un effetto di vigenza diretta, no? Che è più tipico appunto delle iure, appunto dell'opinione dei giuristi classici, ma anche vedremo poi se e questa non è più, diciamo, sede di studio di istituzione di diritto romano, magari di storia del diritto medievale moderno, anche con lo ius comune la dottrina assumerà invece appunto questo ruolo di vigenza. Quindi, dopo aver parlato di nozione del termine ius, della nozione di giurisprudenza nei civis, nei cittadini romani, e la nozione di negozio giuridico e di istituzione, direi che possiamo passare adesso, diciamo, a un secondo capitolo dedicato a comprendere bene la cronologia. La cronologia, ma rispetto appunto alla suddivisione dei periodi, diciamo, del periodo storico che è oggetto del nostro studio, ma soprattutto per ogni periodo cercare di approfondire quelle che erano le fonti di produzione e quelle che erano i principali istituti politici del tempo. Anzi, prima di passare alla cronologia, direi che possiamo anche dedicarci un attimo a comprendere la differenza tra le fonti di produzione e le fonti di cognizione, perché è importante per capire appunto il senso appunto dello studio dell'istituzione del diritto romano. Quindi,